i tre punti di forza di Novak? Allora, sicuramente il team, che può sembrare una risposta banale, però diciamo, senza le persone che ci hanno lavorato non ci sarebbe né la tecnologia, per appunto Aldo, che è il nostro ingegnere dei materiali da cui è nata la scintilla, Loris è un ingegnere elettronico ed è quello che può parlare con i potenziali clienti, quindi è chi, l'interfaccia che può comunicare cosa riesce a fare quel prodotto a chi non capisce nulla di materiali ma che vuole capire qual è l'output per loro. E ci siamo io e Alessandro, che siamo ingegneri meccanici, ma lì il nostro contributo è più a livello di vision e mission aziendale, quindi mettere assieme il tutto. Questo è sicuramente il primo punto. Il secondo punto è sicuramente la tecnologia, ma per l'idea che c'è dietro, quindi un approccio diverso, una strada che nessun altro per ora ha percorso e che quindi ci fa ben sperare, ecco, per il futuro. E il terzo punto di forza è che pensiamo di essere nel posto giusto al momento giusto, perché col trend delle elettrificazioni e col prodotto che noi stiamo cercando di fare, pensiamo che sia, diciamo, il vantaggio giusto in questa fase di transizione, in cui questa transizione all'elettrico non è facilissima e immediata, ci sono degli ostacoli, e noi possiamo, quello che comunichiamo è che noi vogliamo facilitare questa transizione. Ecco. Grazie mille. Grazie a te.